Ragazzi e ragazze, vi diamo il benvenuto su Cazzi Drums. Ciao. Oggi sono in compagnia, ciao Andrea, con Andrea Bessone, il product specialist di Daddario, quindi si occupa di tutta la parte Evans, ProMark, per le bacchette, ok, eccetera. E oggi andiamo a provare delle pelli per rullante, giusto? Sì, sì. 3 secondi. Quali pelli andiamo a provare? Allora, G1, Hydraulics Red, Heavy Wake Dry e UV2. Ok, perfetto. 4 pelli completamente diverse, quindi non andiamo a fare quella cosa, le abbiamo accordate tutte uguali per farvi vedere la differenza, ma andiamo a tirare fuori il meglio da ogni pelle, quindi ogni pelle ha il suo genere, ha i suoi groove, perché ci farà vedere anche e ci spiegherà dei groove, quindi direi partiamo subito, mandiamo la sigla e poi cominciamo. Prima di partire vi dico che Andrea è uno degli insegnanti che ci sono su Vibely. Vibely è la piattaforma di musica, batteria, chitarra, eccetera, dove ci sono tantissimi corsi. Andrea ha fatto un bel po' di corsi, tra cui quello su Travis Barker, sul doppio pedale, Gospel Shops. Sì, quindi ce ne sono un bel po'. Se volete fare un giro vi lascio il link qui sotto in descrizione. Partiamo. Allora, da che pelle partiamo? Io ho deciso di partire da una G1 perché è la pelle, diciamo, standard monostrato della Evans. Ok. E sabbiata. Uh-huh. La G1 c'è sia sabbiata che clear, ma sul rullante ovviamente preferiamo sabbiata. Ok, perfetto. E con una sabbiatura standard, quindi sabbiatura classica come altri marchi. Certo. Ovviamente sabbiatura in stile Evans, però... Sì, già, allora, devo dire che la sabbiatura Evans è molto resistente. Sì, in è abbastanza duratura ad rispetto ad altre, sì. E poi c'è chi preferisce una sabbiatura o un'altra, però diciamo che in media è molto più duratura già la sabbiatura standard. Certo, certo. Allora, subito pratico. Per cosa, come consigli di accordare la pelle e per che generi la vedi? Se è più versatile o meno versatile? Allora, la G1 è abbastanza versatile. Okay. Perché è una pelle base per eccellenza. Nel quella senso, un po' che va bene per tutto. Sì, diciamo. Poi di solito sulle batterie che escono montano nel monostrato, okay, su rullante G1 se usano Evans, e comunque monostrato è sabbiata. Quindi ok, quindi in generale una pelle standard, diciamo, standard, che va bene, sordinata magari va meglio per il pop. Uh-huh. Aperta può andare meglio per il jazz, riesce a tirarla su, a tenerla bassa. È abbastanza, diciamo, standard per qualunque tipo di genere, se non hai idea di dove mettere le mani, diciamo. Ok, quindi diciamo standard, versatile, senza andare sugli estremi. Esatto, se non hai proprio un'idea precisa di cosa vuoi, questa sei sicuro che comunque il lavoro te lo porti a casa. Caschi in piedi, esatto, in qualche modo. Ok, allora, a questo punto direi, la sentiamo in base alla cordatura che hai scelto e poi ci spieghi un groove che vuoi, che può andare bene con questa pelle. Ok, vai. Vado. Ok, quindi accordatura, ti fermo solo il piatto, sennò... Ho deciso di tenere un'accordatura standard media, diciamo, né troppo alta, a me piace alta di solito, okay, però ho tenuto un'accordatura base che abbia un pelo di armoniche... Ma non troppe. Esatto, ma non sia morta comunque. Ok, groove. Il groove, allora te lo faccio sentire, faccio sentire una roba simile a quella che facevo. Ok, un po' funkettuso, diciamo, okay, quindi. Sì. Okay, anche perché questa è ideale, secondo me, per il funk anche... Può essere ideale per il pop se la stoppi, ma se vuoi suonare funk o jazz, ci sta. Ok, nel senso... rimaniamo sul funk. Ok. Sentiamo il groove che ovviamente trovate in descrizione del PDF. Vai pure. Molto bene, ti stoppo solo il piatto perché sennò sì, si sente nel microfono. Sì. Allora, molto carino devo dire questo, più che altro le cosse si sentono molto bene, devo dire. Sì, perché essendo monostrato comunque è mega reattiva come pelle, cioè monostrato non è mai, non è sempre un peggio, diciamo, una cosa che va male, anche perché la pelle è più reattiva, vibra di più,
ha molto più volume e ovviamente è meno resistente di un alloy bistrato. Sì, chiaro, però... chiaro. E quindi più o meno cosa hai fatto? Direi Charleston in ottavi in questo gruppo, per andare più sul tecnico, diciamo. Charleston in ottavi. Poi c'era colpi normali di rullanti, più qualche ghost notes. Cioè faccio la prima parte. Quindi colpo normale di rullante, Charleston in ottavi, colpo normale di rullante subito dopo la ghost notes. E poi dopo c'era una ghost notes seguita da un colpo normale, quindi in realtà dopo c'è anche la casa, quindi ok, e se non sbaglio, prima di quel tatà c'è un doppio colpo di cassa, vero? Sì, sì. Fighissimo, fighissimo questo groove. Appunto, tutti i groove che farò oggi, Andrea, li troverete nel PDF qui sotto, tutto trascritto. Quindi... ne abbiamo parlato abbastanza di questa pelle, devo dire, abbiamo trovato il punto poi diciamo focale. La pelle secondo me è più manipolabile, nel senso che se ci metti un O-ring, se ci metti una gelatina, crei quello che vuoi. Se ci metti il fazzoletto classico, puoi fare cosa vuoi, perché la puoi far morire, diciamo, quindi togliere le armoniche oppure puoi lasciarla aperta. Ok, perfetto. Direi, a sto punto cambiamo pelle, dove andiamo? Sulla? Monterei a sto punto la UV2, che UV2 è doppio strato. E con un'altra tecnologia di sabbiatura. Ok. Montiamo. Continuiamo. E poi continua la spiegazione. Ok, quindi abbiamo montato la UV2 che mi hai detto è una doppio strato. Doppio strato, due strati da 7000. Ok. Di pellicola rinforzata che usano solo proprio per la UV2. Ok. E ha molto più attacco, è molto più calda ed è la pelle più resistente, diciamo, per tom, per rullante. Ok. Rullante ce n'è ancora una che vedremo dopo. Comunque è la pelle più resistente come durata di sabbiatura, perché appunto la sabbiatura UV che è colata e non è più spray ed è cotta proprio letteralmente con dei raggi UV per fissarla sulla pelle. Quindi per quello si chiama così. Ed è brevettata, quindi altre marche non possono... Quindi è più resistente rispetto... di una sabbiatura normale, assolutamente. Che già, appunto, come dicevamo prima, Evans sabbiatura... Però è proprio un altro livello. Questa è ideale anche per per le sale a prove, perché... la gente che ci suona tutti i giorni... Puoi menare finché vuoi, sono però... sempre nuove, Ah, figata. E altra domanda che ti faccio è... ho visto che è diversa rispetto all'altra la sabbiatura, nel senso che ha questo bordino intorno trasparente, mentre la sabbiatura è all'interno. Il bordino è semplicemente per il fatto che, essendo una colatura di sabbiatura, andrebbe a rovinarsi sul bordo. Ok, quando la cuociono si andrebbe a rovinare. Ok, quindi appunto si fa solo in maniera lineare. È semplicemente una roba per comodità. Certo, sì, tanto però non va poi a... a influire, no, assolutamente. Ok, perfetto. Allora, la cosa che la rende leggermente più calda è che, essendo appunto una cosa colata, gli dà quel leggero spessore in più che in realtà... Certo. Non è calcolabile, perché però la rende più calda e più con più attacco, diciamo. Ok, allora facci sentire la pelle e poi dopo facciamo il groove. Ok, allora, molto interessante, più che altro ha un armonico suo che sinceramente mi piace, nel senso è un armonico particolare che caratterizza un sacco tutto il suono. Sì, poi non è quell'armonico apertissimo della monostrato, quello lì, o comunque della doppio strato normale, perché questa è un po' più calda, un po' più controllata, quindi bello. È un armonico più corto. Molto, molto, molto bello come armonico, e... anche che si sente sia quando suoni forte sia sulle ghost, comunque un po' esce, quindi caratterizza tanto il groove poi in generale. Infatti, volendo, potremmo anche sordinarlo, ma io lo lascerei così. Sordinata rimane proprio bella definita. Sì, guarda, tanto ce l'abbiamo qua, quindi abbiamo la sordina interna. Facci sentire il suono sordinato. Yes.
jazz. Però io la toglierei adesso. Diciamo che gli dai più corpo. Diventa più normale, sì, come esatto, suono, esatto. Invece così è poi figo. C'è sempre tempo a stoppare, diciamo. Esatto. Che groove ci fai per che genere? Allora, genere non te lo saprei troppo definire, okay. Diciamo un rock un po' più grooveggiante. Ok, diciamo. Ok, un po' più sui controtempi quindi. Esatto. Ok, vai. Yes, okay, quindi shuffle. Sì, tipo una cosa. Tutto shufflato, uh-huh. Esatto. Con un po' di inciampo a un esatto, certo punto. Un po' qua ci puoi giocare a renderlo più dritto, un po' più. Quindi di base appunto, mood shuffle. Sì, esatto. Con il Charleston in quarti. Ah no, è in ottavi. Sì, in ottavi normali. In ottavi, ma... Con questo andamento un po' più... Un po' shuffle, più indietro, shuffle. Dato dalle ghost alla fine. Dalle ghost, quindi... esatto, anche con questo passaggio qua. Questo passaggio lo faccio vedere lento perché sembra chissà cosa, in realtà è una cavolata, uh-huh. Però devi incastrarlo insieme. Okay. È Charleston, rullante con ghost notes e due colpi di cassa, con l'ultima cassa suonata già sul Charleston, quindi... Ok, quindi sestine. Esatto, uh-huh. Dovrebbe essere sestino, non so molto... È come... Yes, sì. Sestino. Sì, questa roba è fighissima, e più che altro utilizzabile... Questo l'ho visto fare, non l'ho inventato io assolutamente, uh-huh. L'ho visto fare da qualche batterista che non mi ricordo più. Okay. Più che altro Smith, è utilizzabile poi in qualsiasi gruva. Sì, fine, qualsiasi quindi... cosa gli dai quella... Figata, quella bello. Stellina in più. Ovviamente trovate anche questo nel PDF, non ve lo dico più adesso, ve l'ho già detto 6 volte, lo trovate anche questo nel PDF, quindi UV2 più bassosa, diciamo, perché sì, alla fine è doppio strato. È più pesante come pelle, anche un bel attacco, uh-huh. E un suono più caldo rispetto a una G2 normale. Per certo, dire. Certo, e sicuramente anche rispetto a una G1 come sì, quella sì, che abbiamo sì. Usato prima. Altra cosa da dire, UV2 è ovviamente solo sabbiata perché è una, sabbia, è una pelle proprio tipica di, certo. Con la sabbiatura. Certo, esatto. Certo. E ultima cosa, armonici che vengono fuori molto interessanti. Adesso passiamo a... Possiamo passare alla Hydraulics Red, uh-huh. Che non è la classica idraulica per i tom, è proprio studiata per il rullante, okay. Con sabbiatura apposta per quello. Ok, anche qua ti fermo, okay. La montiamo e poi torniamo, tanto la vedete perché è rossa. Arriviamo. Ok, pelle montata, devo dire molto bella, dalla telecamera dall'alto si vede questa pelle rossa che tra l'altro è anche abbinata con la mia felpa, devo dire. Allora, come è molto strana. Sì, come vedete sono le chiazze d'olio, diciamo, come nella minestra, sì. Che in realtà è proprio olio, okay. Sotto due, cioè messo in mezzo due strati da 7000. Da 7000, ok, ricordiamo che... I 1000 sono i millesimi di pollice, quindi esatto. Occhio a non far a non pensarli come millimetri esatto. Bravo, non mi veniva in mente la parola, ma millesimi di pollice. 7 esatto, millimetri un una pelle esatto. Sarebbe un po' un 1000 uguale un millesimo di pollice. Ok, perfetto. Quindi due strati da 7 mils in mezzo l'olio, tranne la black, perché la fanno sia rossa che black e blu. Okay. La black invece è composto da uno strato da 6,5 e da un altro da 7,5. Ok, quindi un po' un pelo più, un po' più spesso. Un mil più spesso. Ok, magari. Perfetto. E per cosa va bene questa pelle? Allora, questa pelle è abbastanza versatile, nel senso che ha la sabbiatura frosted anche, quindi puoi usarla anche con le spazzole. Ok. E, la puoi tirare a manetta per avere un suono super secco, uh-huh. O la puoi tenere proprio bassa per avere il classico rullante panettone. Panettone, ok. Allora... Abbastanza stoppata, controllata, con uh-huh. Un tono leggermente scuro. Ok, allora direi così, portiamola agli estremi. Ok, e magari... tanto adesso è già abbastanza alta, quindi proverei alta, poi magari dopo... Ok, facciamo così, la sentiamo, poi ti chiedo una cosa per il groove. Ok. Suona tranquillamente quello che vuoi. Ok. Ok, allora.
allora, ha una legna pazzesca, devo dire. Volume, bella, anche se è spessa, esatto. Comunque volume ne ha tanto, super controllato. Poi prima abbiamo usato la sordina interna per fare quella prova, poi in realtà per tutte le prove che stiamo facendo la sordina proprio non libera, c'è, esatto. Quindi è completamente libera. Allora, dato che mi hai detto tiratissima, cioè la cosa migliore è o tiratissima o mollissima, sì, ti chiederei, fammi un groove normalissimo, cioè proprio tu... e basta, usiamo questo come groove, ma lo proviamo sia mega tirata sia mega molle. Va bene. Okay. Ok, vai, poi così cambiamo la cosa tua. Ok. Ok, subito a cambiare accordatura, okay. Tagliamo direttamente il video così non perdete l'idea del suono. Andiamo con l'accordatura bassa. Figo, eh? È bellissima. Poi questa la fai come vuoi, proprio, cioè, cambi totalmente genere. Tra l'altro usavi anche il rimshot in questo caso, no? Il rimshot, sì. Qua è senza... È l'unica pelle che non mi dà fastidio il panettone col rimshot. Di solito sì, c'è quel tic. Sì, che rompe che il cazzo. Con sì, questa, no. Perché è molto più completa, sì. Ah, bellissimo. Sì, forse è quasi meglio come panettone che secca. Sì, cioè, secca, secondo me dovresti tirarla ancora. Cioè, devi essere proprio un matto macellaio. Che non ha manco senso, di brutto, cioè, certo. Devi tirarla proprio come quando non ti gira più il... Allora suona proprio bellissimo, anche, bellissimo, bellissimo. Ci siamo persi un attimo la questione del groove uguale all'altro, ma vabbè, l'avete sentita lo stesso perché ci sono rimasto veramente male quando hai cominciato a suonarla e quindi mi sono perso un attimo via con lo schema del video, ma è veramente, veramente molto bella. E poi super versatile perché proprio ha cambiato totalmente il rullante, cioè... Pazzesca, pazzesca. Sì. E poi comunque e a parte qua, comunque tutto... per tirarla giù, l'ho tirata giù senza pensare troppo, era accordata alta, uh-huh. Ho mollato da tutti su tutti i tiranti di 4 giri completi di chiavetta ed è diventata così. Quindi senza troppi sbattimenti. Senza capire, no. Okay. Esatto. Perché è molto controllata, cioè uh-huh. Quindi essendo doppio strato con l'olio non hai risonanze che ti daranno fastidio. Certo, certo. E comunque per finire questa cosa della pelle devo dire che anche l'occhio vuole la sua parte. Sì, comunque, sì. Quindi molto, molto interessante, veramente. Adesso, passiamo all'ultima. L'ultima? Heavyweight Dry, sì, okay. Sì. Che è l'ultima pelle anche prodotta da Evans. L'ultima che hanno, l'ultima uscita. Che hanno uscito, fatto uscire, sì. Ok, perfetto. Quindi direi perfettamente in linea con le uscite. Sì. E questa è l'ultima pelle. Anche qua, la montiamo e diviamo. Eccoci qua. Abbiamo montato l'ultima pelle. L'ultima pelle prodotta e fatta uscire per ultima da Evans. E la più innovativa, quella che contiene, diciamo, praticamente tutte le tecnologie che ha brevettato Evans, perché uno la sabbiatura UV, poi c'ha le dry vents, che sono dei buchini attorno, tipo l'HD Dry, General Dry. Ok, General sono... Dry è la pelle che per me è una delle migliori. Ma secondo me anche. Comunque, e quindi sti buchini già mi piacciono. Per perché... togliere praticamente le armoniche, diciamo... E due strati da 10, quindi è come la pelle dalla cassa, più il dot sotto, il reverse dot che è appiccicato sotto da 3000, quindi in totale fa 13. Quindi è spessissima, cioè, super spessa. Ma quindi è una pelle che devi tirare di brutto devi per riuscire tanto, a dargli proprio. Allora, volendola puoi tirare poco, ma per tirarla poco io preferisco a questo punto la hydraulic che abbiamo provato prima. Io trovo che sia la pelle perfetta per chi suona metal estremo, pop punk, anche se vuoi proprio tirare il rullante come un assassino e avere quella pacca bella definita, e un bel rimbalzo. Esatto. Sì, sì, sì. Dai un colpo. Questo è un rullante divertente, nel senso che hai tanto rimbalzo. Tanto rimbalzo, puoi fare mega rullate veloci e devi trovarti nel tuo genere. Che... Quindi sì, questo qui in generale tira di brutto e spingi e poi anche come velocità. Una roba che la caratterizza...
totalmente e che cioè, duratura al massimo. La pelle è più resistente per rullante. Ok, sì. Perché beh, essendo certo. spessissima, puoi picchiarci col martello, non lo rompi. Cioè, sì, puoi sì, salire sì. in piedi. Anche questa, volendo, può essere da sala prove. Esatto. Come sì, di sì, prima. Sì. Diciamo okay. che la sala prove, sì, non la monterei su rullante sottile. Mm? Perché comunque essendo spessa deve far il rullante deve farla suonare. Se no, sì, se no rischi che ammazzi un po' il rullante, esatto. certo. Ok. E cosa ci fai sentire quindi di groove? Ma io ti farei sentire qualcosa di ignorante, super magari veloce. Vai, groove ignorante. Ok. Sì, è perfetto. Proprio per questo punk, è perfetto. Metal. È uno, cioè, per questo ha un suono che proprio ti entra, ti trapana le orecchie sì. alla fine. Quindi, perfetto. Sì, sì, per questo è perfetto. Assolutamente. Esatto. Penso anche per il metal proprio, tipo blast beat. Sì, sì, esatto. Uh-huh. Allora, blast beat potrebbe essere un po' scomodo perché essendo molto spessa rimbalza, sì, ma è un po' più faticoso da suonare, no? Ok. Però, sì, comunque come suono è perfetto. Ok, cioè. Ok, perfetto. Molto interessante. Mm. Diversa da tutte le altre. Sì. Devo dire che in generale tutte le pelli che abbiamo visto oggi avevano la loro particolarità. Esatto, sì. Io farei proprio 10 secondi a pelle, un recap. Cioè, allora, okay. G1, versatile. Esatto, pelle standard, la prima, diciamo, pelle, della, la prima fascia di pelle Evans, diciamo. Certo, pelle, prima pelle Sabbiatura che si compra. Normale, esatto. UV2? UV2 è la pelle doppio strato, la pelle più, secondo me, moderna. Uh-huh. È molto versatile, calda e molto controllata okay. e con un forte attacco. Sì, e aggiungerei quella, per quella che abbiamo provato oggi, più caratterizzante sì, come sì. suono, assolutamente. Quella rossa Hydraulics, si red, Hydraulics, sì. ok. Red or blu, dipende. Dipende dal colore che vuoi. Quella lì super versatile perché la puoi tirare giù ad avere il panettone, la puoi tirare alta anche come questa volendo. Uh-huh, sì, sì, ha un tono leggermente più scuro, super controllata, se ti danno fastidio le armoniche sei a posto. Sei a posto. Come non hai bisogno di disordinare. Come panettoni, tra l'altro, che a me piacciono i panettoni come suono mondiale, veramente pazzesco. E infine questa qua. Lightweight per gli heavy hitters, no? Quindi esatto, tira la bomba e sei tranquillo che sei contento. Esatto. Ok, anche ovviamente se dovete fare cose con tanto rimbalzo, esatto, eccetera. E se avete problemi, in genere le pelli Evans durano abbastanza, ma se avete problemi che rompete le pelli, cioè questa proprio vi sfido a scrivermi se ne rompete okay. una. Perché... Ok, va bene. Quindi direi che abbiamo detto tutto sulle pelli. C'è sì, ancora volevo qualcosa? Specificare okay. La tecnologia 360 che uh-huh. È applicata a tutte le pelli Evans, che è brevettata tra l'altro, okay. quindi c'è la solo Evans, e, che consiste nel costruire la pelle con un'angolatura più accentuata sul bordo, in maniera che la pelle, quando viene posizionata sul cerchio, cioè sul fusto, rimanga immobile e non ti crei problemi quando tu vai a cordare, ad esempio, da una parte, magari la tiri troppo e dall'altra meno. È tutto uniforme. Esatto, okay. rimane più stabile sul fusto. Perfetto. Evita inclinazioni, evita che galleggi sul. Uh-huh, certo. E, altra cosa, il cerchio è in alluminio rispetto ad altre marche che non è alluminio. E quindi l'alluminio è malleabile mm-hmm. e quando vai ad accordare combacia perfettamente con un fusto, anche se il fusto magari ha dei problemi di, perfetto, di perfezione, perfetto, diciamo, perfetto. E ti evita delle risonanze. Poi, esatto. Altra okay. cosa, ultima, è rollover hoop, che sarebbe una U al contrario okay. che tiene la... Ma quello della foto che mi avevi mandato? Esatto, ok. Intanto la foto vi appare qua così capite ti bene. Ti permette di tirare la manetta... una pelle, perché questo c'è ancora un ulteriore aggrappo per la cera, è possibile. Ok, quindi quello tiene, tu tiri, ma lui esatto. tiene lui e quindi cioè, sei a posto. Cioè, ti evita il problema di alcune pelli che si scollano quando okay. li tiri tanto. Ok, perfetto. Quindi direi che con questo abbiamo dato sì. tutte le informazioni. Ovviamente se volete richiedere informazioni scrivetemele pure qui sotto nei commenti, tanto Andrea vi risponde se vede qualcosa. Vi lascio anche l'Instagram di Andrea qui sotto in descrizione, trovate anche il PDF, trovate il sito di Daddario per avere tutte le informazioni sulle pelli. Grazie mille ancora. Grazie a te. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.